Politiche per i disabili al bivio. Siamo al Fun Day 2013, la terza edizione della giornata nazionale della federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità. La giornata si svolge presso la sede dell'INAIL di Roma, partecipano i presidenti delle 7 associazioni. Accanto ai presidenti delle associazioni siede il vice ministro al welfare Maria Cecilia Guerra, a cui chiediamo quale tipo di sostegno il governo potrà offrire alle famiglie delle persone con disabilità. Io credo che il sostegno alle famiglie sia il classico esempio di un elemento che è sempre proclamato e mai tradotto nel nostro paese in azione effettiva. Prendere degli impegni specifici in questo momento non mi è possibile perché il governo si è appena insediato e non è mai l'azione di un solo vice ministro che può determinare i risultati, però penso che un riconoscimento dell'attività di cura familiare che deve essere, che viene svolta per amore e affetto, ma che deve essere anche questa una scelta per la quale devono comunque essere costruite delle alternative, sia un elemento importante, ad esempio un riconoscimento in termini di copertura previdenziale, di cure, di interventi di, come si dice, respite, di sollievo, no? Di sostituzione e altri elementi. Un'ultima domanda, il fondo per la non autosufficienza l'anno scorso è stato il pomo della discordia, c'è stato un momento in cui si temeva che fosse ridotto, azzerato, riportato a zero, insomma, pensa che quest'anno insomma, ci troveremo nuovamente e presto in presenza di una situazione del genere e quindi l'impegno dovrà essere sul fronte del presidio e della difesa di nuovo? Penso di sì, penso che il tema dovrà essere sul tema del presidio e della difesa. Io vorrei provare a cominciare a fare anche qualcosa di più, cioè, come dicevo, a coordinare queste risorse in modo che vadano verso un piano sistematico e non siamo costretti ogni anno a ripartire da zero, perché questo è quello che avviene. Magari quest'anno si è ottenuto il finanziamento del fondo, non nella misura ideale ma in una misura comunque sensibile, ogni anno dobbiamo riproporci di partire da zero. Ecco, io credo che il passo avanti che dobbiamo cercare di ottenere è quello di strutturare un finanziamento che non sia da dover difendere anno per anno. Dunque siamo al Fun Day 2013, il presidente Pagano, presidente dell'ANMIC e della FAND che organizza questa iniziativa. Avete presentato ai parlamentari delle richieste nell'unità di intenti, però anche nelle specificità di ogni associazione. Quali sono le priorità che l'ANMIC indica al governo in questo momento? Guarda, le priorità sicuramente è il lavoro, consapevoli che purtroppo le difficoltà sono immense, ma non solo. Questo aspetto che riteniamo basilare e importante per rendere, diciamo, una persona libera da tante difficoltà, il lavoro. Dobbiamo ancora aspettare, perché il lavoro purtroppo del disabile è il rapporto al lavoro della forza cosiddetta sana e che oggi è in grande sofferenza. Ma una priorità forte la chiediamo per l'aiuto alla famiglia e alle famiglie, perché oggi la famiglia è l'architrave del sostegno al mondo della disabilità e che evita il crollo totale di questo settore. Purtroppo però le famiglie non ce la fanno più, hanno esaurito energie probabilmente anche energie economiche. Bisogna intervenire perché l'ente pubblico, chi dovrebbe dare servizio a domicilio, non è in grado di farlo. Però ripeto, la famiglia deve essere assistita, che guai se la famiglia va ancora in crisi, naturalmente noi ci aspettiamo una frattura sociale e non sappiamo dove si va a parare, anche perché la debolezza del mondo della disabilità va incontro ad una sola cosa, al baratro, alla fine, alla distruzione, diciamo così, morale e materiale della famiglia stessa. Ho rinunciato a parlare dei problemi dei ciechi e ho presentato un ordine del giorno relativo all'ISEE, all'indice della situazione economica equivalente, perché il decreto che era stato predisposto prevedeva che nel reddito entrassero anche le indennità di accompagnamento e tutte le altre prestazioni economiche a qualunque titolo erogato. Noi non siamo d'accordo perché riteniamo che le provvidenze date ai disabili non debbano entrare nel merito, non debbano entrare nel reddito, e quindi ho presentato un ordine del giorno che ho illustrato all'Assemblea. Per quello che riguarda invece i ciechi, noi ci troviamo in una situazione tragica perché
i contributi che lo Stato ci aveva dato per erogare certi servizi, il libro parlato, i giornali, l'assistenza legale e quant'altro, sono stati tagliati in qualche caso del 50% e in altri casi addirittura del 98%. Questo significa che siamo stati costretti a mettere in cassa integrazione il personale, ma soprattutto a dover sospendere i servizi che noi stiamo dando, con grave rischio di esclusione sociale. Oggi la società corre come un treno e noi dobbiamo stare sul treno del cambiamento, ma senza questi servizi i ciechi rischiano la emarginazione, quindi rischiano di tornare al Medioevo. Alessandro Bucci, presidente dell'UNMS, qual è la richiesta della vostra associazione presentata al governo? Subito, signora, le dico subito, noi dobbiamo dire chi sono quelli dell'UNMS. Sono tutti quelli che hanno difeso le istituzioni, il servizio delle istituzioni, compreso l'ultimo brigadiere dei carabinieri che a Piazza Chigi ci sta rimettendo la vita. Allora noi facciamo una proposta, dato che il nostro lavoro è stato quello di difendere le istituzioni non si dimenticano di difendere noi, in particolare quando uno si trasforma da persona attiva in persona disabile. E in quanto se io evidenzio quello più eclatante, che indipendentemente dal grado di invalidità viene dato sempre una percentuale sull'aumento della pensione che ha, indipendentemente, questo è un assurdo. Quando noi sappiamo che il risarcimento danni è proporzionato al danno fisico o morale che uno ha subito. Secondo, lo Stato, che è stato un nostro datore di lavoro, proprio perché ci vuole tanto bene solo nei funerali celebri, in termini economici ci fa pagare anche le tasse su quella miseria che loro ci danno. Dove c'è l'articolo 3 della Costituzione? Noi lo stiamo invancando tutti i giorni. Se noi che abbiamo difeso le istituzioni dobbiamo dire di invancare le istituzioni, ci portano a odiare, a non collaborare più con le istituzioni, cosa diremo ai nostri figli? Cosa raccontiamo ai nostri nipoti? Che la patria c'è oppure la patria non c'è più? Roberto Romeo, presidente dell'ANGLAT, partecipa al Fan Day 2013. Quali sono le richieste specifiche dell'ANGLAT e le priorità che indica al Parlamento e al governo italiano? Come ho praticamente esposto nell'intervento fatto quest'oggi, in primis c'è un discorso di unione di fund negli interventi e un senso di un'esortazione a un senso di responsabilità maggiore da parte delle istituzioni, anche di umiltà nel renderci partecipi rispetto a quelle che sono le politiche per la disabilità, così come sancita dalla Convenzione ONU. Da qui ovviamente il tema della mobilità è uno dei temi centrali sui quali il governo può intervenire, alcuni dei quali permetterebbero, e noi abbiamo tutti quanti i dati e le informazioni per ragionare su questo, permetterebbero appunto di poter anche andare ad abbattere dei costi ad oggi in essere su determinate specificità. Parliamo ad esempio della mobilità privata, una persona che si muove con il proprio mezzo, quindi una persona patentata con disabilità deve andare a rinnovare la patente, perché se una persona con disabilità ha una patologia stabilizzata deve rivolgersi nuovamente all'ASL e non può farlo semplicemente come tutte le persone normodotate presso l'autoscuola attraverso il medico monocratico, così come è avvenuto lo scorso anno nella modifica attraverso il decreto semplificazioni per gli anziani. Quanti costi si andrebbero a battere e quanto soprattutto disagio si andrebbe ad annullare per tutte quelle persone che si vedono magari a distanze abnormi dalla loro abitazione rivolgersi presso le ASL e magari aspettare ore e ore nell'attesa di poter essere visitati, semplicemente per verificare che la stessa condizione che ha oggi ce l'aveva allora, quindi può continuare a guidare. Questo è un esempio, ce ne sono tanti altri. Il trasporto pubblico è un altro settore che vive ancora problemi, ancora di più oggi perché magari le risorse sono meno, però ci sono margini sui quali intervenire e non solo andare a ottimizzare le risorse, ma anche a risparmiare. Quindi queste saranno le istanze che l'ANGLAT porterà avanti e ci auguriamo di avere
dalla nostra, degli interlocutori, un pochino meno refrattari rispetto a quelli avuti precedentemente. Noi disabili dobbiamo partire da, deve partire da noi, l'unità, quindi fra di noi dobbiamo insomma approvare le strategie per migliorare la vita dei disabili, perché altrimenti se facciamo delle proposte diverse non possono essere a favore di un'associazione e non a favore di un'altra. Dobbiamo avere tutti gli stessi diritti, perché siamo tutti disabili, quindi l'unità dei disabili per me è molto importante. Come ho detto prima, per esempio sui voli, ho fatto questo esempio, ci sono delle persone con le carrozzelle e ci sono i servizi che vengono che li accompagnano. Quando noi ci presentiamo all'aeroporto non sappiamo dove andare, perché non riesco, semmai io o un'altra persona non riesco a capire, perché se c'è un blocco di un volo, per esempio per andare in Sicilia, di un vulcano, il volo viene sospeso, io rimango lì senza sapere nulla, quindi ho questa difficoltà e per me non è una piena accessibilità. Quindi gli udenti fra di loro parlano, il passaporto parola, come si suol dire, però a me non arriva, quindi nella sala dei disabili anche lì non c'è l'interprete che ci può spiegare o tradurre su un video quello che è successo in quel momento, quindi anche lì la nostra disabilità insomma non viene, non diventa accessibile. Quindi se io ho una famiglia, dei figli a cui devo comunicare, non riesco a comunicare, perché non sapendolo non riesco a comunicare, quindi questi servizi devono essere per tutti, e quindi chiedo al governo che l'accessibilità è innanzitutto per i disabili, deve essere completa per tutti i tipi di disabilità, per i ciechi, per chi è disabile sulle carrozzelle, chi è ipoacusico, chi è sordo profondo, completa, un'accessibilità completa e dei servizi completi. Per questo è quello che chiedo al governo. Sabina Savagnone, presidente dell'ARPA, l'associazione Ricerca Psicosi e Autismo, partecipa al Fan Day 2013, con quale richiesta in particolare? La situazione è drammatica che viviamo, intanto le famiglie degli handicappati, da sempre le famiglie non sono né supportate in nessuna maniera, questo da sempre. Oggi la situazione si aggrava ancora di più, perché le famiglie che usufruiscono di un qualche servizio per i propri figli, un servizio sociosanitario, e dico questo perché non tutti gli handicappati hanno il servizio, quindi le famiglie che hanno questo servizio e quindi già diciamo così potrebbero essere, per considerarsi fortunati, oggi per la partecipazione a questi servizi c'è una partecipazione economica che ha dei riferimenti come dire inimmaginabili di parametri. A Roma, nel Lazio partono per esempio da 9.000 euro di reddito individuale, ma chi ce l'ha 9.000 euro? Cioè, voglio dire, se almeno vogliamo parlare di partecipazione economica, di reddito individuale, è nella Liguria, che poi dicono che sono tirchi i genovesi, però a Liguria partono da 40.000 euro di reddito individuale, beh è una cosa un pochino più dignitosa. Quindi oggi la situazione è drammatica, perché a parte questo i servizi per la sanità, la spending review che deve applicarsi, quindi tagliano da tutte le parti, e quindi ci sono meno servizi, meno risposte, quei pochi con una partecipazione economica. E inoltre le famiglie non sono supportate in nessun modo, né da un punto di vista economico, né di servizio e né di adeguatezza dei servizi che ci sono. Quindi è un SOS drammatico, secondo me, che speriamo il Presidente del Consiglio, lo faremo presente, lo metta nelle priorità, perché non esiste nessun salto di qualità è possibile fare se si prescinde dalla situazione dei più deboli, intanto della famiglia. Perché è un patrimonio proprio importante la famiglia, la nostra Costituzione dedica 3 o 4 articoli alla famiglia, ogni tanto tutti si riempiono la bocca, la Costituzione, per carità, e beh applichiamola. Però io non sono di solito una ottimista di fondo, io vedo come dire il fatto di questo governo come io lo vedo come un atto di speranza, perché hanno capito le cose vanno male, quando le cose vanno male ci si mette insieme e si lavora, quindi io voglio pensare a questo e noi agiremo in maniera da coinvolgere, da far presente al nostro governo la situazione e speriamo, voglio sperare che recupereremo in qualche modo oltretutto quello che è un bagaglio culturale.
culturale proprio nostro, insomma, in Italia il lavoro con le famiglie in Italia non c'è da nessuna parte, quello che noi, le nostre famiglie fanno con i nostri ragazzi, gli altri hanno tanti bei servizi, però la famiglia, il ruolo della famiglia come in Italia, come si occupa dei nostri handicappati, non c'è da nessuna parte. Quindi voglio pensare che almeno da un punto di vista culturale ci si voglia recuperare questo primato che abbiamo nel mondo, anche con le leggi d'avanguardia che abbiamo ottenuto, insomma, ecco, quindi io spero un po' di orgoglio pure nazionale, insomma, no? Di questi giovani, o giovane Presidente del Consiglio, dei giovani ministri, insomma, ecco, quindi un po' d'orgoglio che scatta e dice, beh, insomma, dammoci una mossa a fare qualcosa di buono.